Granate sulla Corte Suprema venezuelana. Il presidente Maduro ha dichiarato che un elicottero ha compiuto un attacco terroristico contro il paese. Si tratterebbe di un elicottero della polizia scientifica che ha prima sorvolato sul centro di Caracas e poi lanciato le granate. Sono sicuro che molto presto cattureremo l'elicottero e quelli che hanno compiuto questo attacco terroristico contro le istituzioni del paese. Condanno l'attacco e chiedo all'opposizione di fare lo stesso, di condannarlo come un colpo di Stato. Eminentemente colpista. Autore del gesto in nome di un fronte antigovernativo ma lontano dai partiti sarebbe Oscar Perez, agente della polizia scientifica che ha pubblicato sui social un manifesto in cui chiede le dimissioni di Maduro e chiama il popolo a unirsi alla rivolta. Mobilitato l'esercito per le strade di Caracas mentre gruppi di militari sono entrati in Parlamento scontrandosi con deputati e senatori.